Benvenuti quindi a questo webinar, è il secondo della nostra webinar series e oggi parleremo della Tableau Community. Non so quanti di voi già, diciamo, in qualche modo ne fanno parte o partecipano alla vita della comunità di Tableau, che è in qualche modo uno dei grandi punti di forza di questo prodotto, perché troppo spesso si guarda semplicemente al prodotto, al software, a quello che ci può dare dal punto di vista tecnico, ma non magari a quante risorse abbiamo a disposizione per migliorarci, per avere delle informazioni aggiuntive, per avere degli aiuti. E la community Tableau è assolutamente un punto di forza di questo prodotto. Prima di cominciare, diciamo, con l'argomento del webinar vero e proprio, come ha detto Federico, molto brevemente, noi siamo The Information Lab, quest'anno siamo anche Tableau South Europe Partner dell'anno come The Information Lab Italia, quindi siamo stati il partner di riferimento per tutto il Sud Europa, noi come The Information Lab Italia. La nostra missione è aiutare le persone e le aziende a dare un senso ai propri dati e lo facciamo con questi due prodotti, esclusivamente con Tableau e Alteryx. Quindi non perdiamo, diciamo, le nostre energie su tanti prodotti, ma ci concentriamo solo su questi due per dare un expertise che sia di massimo livello su questi due prodotti. Riguardo me, io sono Filippo Mastroianni, sono Data Analyst e Visualization Specialist per The Information Lab e mi occupo quindi ovviamente in azienda per quanto riguarda lo sviluppo di reportistica, di training, in generale lavorando nella data analytics e nella business intelligence. Mi occupo anche di data journalism, pubblicando su diverse testate italiane, tra cui Corriere, Il Sole 24 Ore, Gazzetta e altre. E veniamo all'argomento della nostra giornata, che è la nostra Tableau Community. Come vi dicevo, Tableau è un mondo molto di community. Ha davvero dietro di sé un mondo di appassionati veri e propri. Quindi non semplicemente utenti, ma persone che amano il prodotto, che fanno di tutto per imparare nuove funzionalità e per condividerle anche con gli altri utenti. Questa è una foto della scorsa conferenza, in cui appunto la Tableau Community si è un po' ritrovata, quindi magari si incontrano persone che si conoscevano solo dai social o solo dai forum. E la Tableau Community appunto è un mondo, è veramente un mondo in cui poter ritrovare tante risorse e tante informazioni che possono servirci anche poi nel lavoro. E vedete che entusiasmo che c'è alla conferenza. Io sono molto attivo nella community, tanto che a una delle conferenze sono anche diventato un gioco da tavolo in cui appunto alcuni membri della community erano stati inseriti in questo giochino alla conferenza. Ok, veniamo. Iniziamo a capire dove possiamo ritrovare la community, dove si raccoglie online la nostra community. Oggi siamo ancora di più separati, vedete questo concept del deserto, anche un po' per ricordare, insomma, come siamo isolati nelle nostre case, quanto però il mondo online e la community che possiamo trovare online può essere per noi un punto di riferimento. Prima di tutto, sicuramente sui social. LinkedIn e Twitter sono i principali social in cui poter ritrovare la community e i membri della community e anche le pagine ufficiali, diciamo, di Tableau Public, che invece è la versione pubblica in cui la community condivide tanti dei suoi lavori. Ovviamente questi due ambienti mostrano la community a due facce. Su LinkedIn è comunque una community che si rivolge agli altri utenti e, insomma, in generale agli interessati al mondo Tableau attraverso dei post. Su Twitter, attraverso magari dei thread che vengono e delle discussioni che vengono animate all'interno, insomma, di questo social.
Su LinkedIn ovviamente è un ambiente un po' più formale, dove si parla molto più esclusivamente di lavoro o di esperienze relative al mondo business. Su Twitter è un po' più casual, è un po' più un mondo un po' più davvero di appassionati che condividono magari nuovi design, giochini creati con Tableau, aprono delle discussioni magari sulla data visualization e su degli scambi di opinione. Su LinkedIn quindi abbiamo spesso la condivisione di articoli, magari scientifici o articoli molto business, molto relativi a dei progetti che sono stati sviluppati dalle varie aziende, dai vari team di consulenza e dai vari insomma, consulenti Tableau. Su Twitter sì, abbiamo articoli, abbiamo progetti, ma abbiamo anche domande, risposte, discussioni che animano questo mondo di community. Nella community succedono tante cose, nel senso che ci sono tanti progetti, tanti eventi che continuamente avvengono. Uno di questi, e forse il primo, diciamo, grande evento social che è stato creato nella community è il Makeover Monday, ma ne abbiamo anche altri che adesso vi mostrerò. Il Workout Wednesday, lo Sport with Sunday, il Project Health Viz e l'Iron Quest. Questi sono alcuni esempi di progetti che avvengono online, che secondo me possono essere per voi un punto di riferimento per andare a migliorare le vostre skills e andare anche, insomma, a partecipare a questo mondo. Vorrei farvi vedere, ad esempio, il Makeover Monday, che è forse il mio preferito, nel senso che è anche il primo grande progetto social che è stato creato. Inizialmente è stato creato da Andy Kribble e Eva Murray, che sono due Zen Master. Adesso poi vi farò capire chi sono questi due grandi, bravi consulenti e esperti Tableau. Andy Kribble è anche l'head coach, il maestro, l'insegnante della nostra Data School a Londra, quindi è un collega. Eva lavora invece per un'altra azienda che si chiama Exasol. E poi si sono aggiunti altre persone. Ad ogni modo, come funziona il Makeover Monday? Il Makeover Monday è un progetto social molto interessante perché ogni giorno vengono pubblicati, ogni settimana vengono pubblicati dei dataset e l'idea, magari che partono anche da dei veri e propri articoli di giornale, che si propone di andare a rivisitare le analisi. Ad esempio, vedete questa analisi che era stata fatta su questo sito delle Nazioni Unite. L'idea è utilizzare questo dataset per andare a creare delle nuove analisi. Il progetto social si svolge in una maniera particolare, nel senso che l'idea è quella di vedere come tutti gli utenti della community visualizzano gli stessi dati in maniera diversa e magari trovano anche delle storie diverse negli stessi dati. Una volta fatto questo, Andy ed Eva e in generale chi si occupa adesso del Makeover Monday, se voi li condividete poi su Twitter o su LinkedIn, vi cercheranno di dare dei suggerimenti. Quindi, perché hai usato questo grafico, potevi usare quest'altro grafico, l'utilizzo dei colori, piuttosto che magari delle analisi che non hanno molto senso, oppure vi fanno anche i complimenti a volte, ovviamente, se create delle visualizzazioni molto belle. E il Makeover Monday funziona un po', come abbiamo detto, settimanalmente. Ogni domenica viene pubblicato questo dataset, quindi c'è un tempo fino intorno al mercoledì per andare a creare la nostra visualizzazione. Il mercoledì viene fatto un live webinar, che è un webinar davvero di review delle dashboard che sono state condivise sui social, in particolare su Twitter, ma anche sul sito data.world,
che è il sito su cui vengono pubblicati questi dataset. Dal mercoledì alla prossima domenica, idealmente, è il momento in cui vengono recepiti i feedback e si va a migliorare le proprie visualizzazioni. Quindi Makeover Monday è utile per diversi motivi. Uno, troviamo dei dataset interessanti con cui poter fare esercizio, ma a volte magari ci sono proprio dei dataset che ci interessano per questioni lavorative. Io quando pubblico, come detto, su alcuni giornali, mi è capitato di utilizzare alcuni di questi dataset per fare delle analisi che poi hanno avuto un riscontro anche con un output che fosse un articolo di giornale, perché magari c'erano dei dataset che erano davvero interessanti. Secondo motivo, insomma, andare a migliorare le vostre abilità grafiche, ma non puramente grafiche, anche di scelte grafiche, quindi di best practice di data visualization, colori, grafici da usare e quanto di più si voglia. Come detto, questi live webinar vi danno una mano ad avere delle review settimanali sui vostri lavori, così da migliorarvi continuamente. Questo è il nostro primo grande progetto del mondo Tableau, ma come detto e come vi ho mostrato, ne abbiamo anche altri. Il secondo che vi ho mostrato è il Workout Wednesday. Il Workout Wednesday è invece un progetto più tecnico, diciamo. Anche qui esiste un sito che vi posso far vedere. Vedete il sito del Makeover Monday, molto semplice da ricercare, makeovermonday.co.uk, ma anche se scrivete su Google Makeover Monday lo trovate. Il Workout Wednesday è anche qui online, workout-wednesday.com. Come funziona il Workout Wednesday? Il Workout Wednesday, come dicevo, è un pochino più tecnico, nel senso che l'idea è di avere dei challenge settimanali che, diciamo, sono relativi magari a delle visualizzazioni un po' particolari, a dei calcoli avanzati, all'utilizzo di nuove funzionalità che ogni trimestre con la release nuova di Tableau vengono rilasciati. E l'idea è che ogni settimana viene pubblicato un challenge, in generale una dashboard o un foglio di lavoro che all'interno dei calcoli particolari o all'interno delle funzionalità particolari, e cercare di trovare la soluzione, di replicare questo workbook, questa visualizzazione, direttamente voi in Tableau. Ovviamente è possibile scaricarsi la soluzione e viene condiviso il sabato la soluzione walkthrough, cioè con tutti gli step per andare a creare e a risolvere la nostra challenge. Vedete, qua ci sono anche alcuni screenshot che girano di alcuni challenge che sono stati fatti nel Workout Wednesday. Questo è un altro progetto che è molto interessante. Anche noi li utilizziamo spesso con la nostra Data Academy e la nostra Data School per migliorare, per dare degli esercizi ai ragazzi. Uno, Makeover Monday, magari più di best practice di data visualization e di storytelling dei dati, e uno, il Workout Wednesday, invece più tecnico, più concentrato su calcoli e su funzionalità avanzate. Quindi alcuni di questi challenge sono molto difficili, quindi magari non sono per utenti super basic, altri sono invece più semplici. Quindi il consiglio in realtà è il Workout Wednesday, magari non è un progetto a cui un utente basic che è iniziato da pochi giorni può subito andare a seguire, però tenete presente che è un altro bellissimo posto in cui trovare esercizi, soluzioni, e tanti degli esercizi che vengono proposti poi sono dei veri e propri use case che potreste utilizzare nelle vostre aziende per realizzare le visualizzazioni che vi servono in azienda. Il nostro terzo progetto è invece lo SportWiz Sunday. Anche questo progetto, un progetto social, più simile al Makeover Monday, incentrato esclusivamente sullo sport.
Anche in questo caso abbiamo un sito web che vi condivido. Possiamo chiudere il Makeover Monday e andiamo a prendere il sito del dello Sport with Sunday. Anche qui vedete, molto facile da cercare, sportwithsunday.com. Anche qui l'idea è andare a visualizzare dei dati sportivi, però in questo caso. Quindi trovate tanti dati interessanti sullo sport, se siete appassionati o magari il vostro business, il vostro lavoro è incentrato sullo sport, spesso sul calcio, ma in realtà vedete che ci sono anche altri sport. E anche qui ogni settimana viene condiviso un dataset e si fanno poi delle review. Avrete in particolare queste tre personalità, James Smith, Spencer Bowe e Simon Beaumont, che vi faranno delle review sulle vostre visualizzazioni. In generale un progetto molto simile a Makeover Monday, più incentrato sullo sport in realtà. Questo è un altro progettino per andare, insomma, a esercitarvi, a migliorare le vostre visualizzazioni. Poi abbiamo anche il Project Elvitz, che invece è incentrato su dati sulla salute, sulla sanità, e gli Iron Quest, che sono dei challenge anche qui, incentrati ogni volta su un diverso topic. Questi sono alcuni dei più importanti progetti social che avvengono ogni settimana sulla community, ma appunto ci sono tante cose che avvengono, tante discussioni. I blog da seguire. La cosa bella di Tableau è che qualsiasi cosa scrivete e cercate di fare, trovate qualcuno che ha scritto un blog. Se scrivete su Google come faccio una torta in Tableau, o al limite, se proprio non lo trovate in italiano, how to make a pie in Tableau, a pie chart in Tableau, trovate qualcuno che ha scritto un blog a riguardo. Perché? Perché ci sono i blog ovviamente ufficiali di Tableau, ci sono i blog delle società di consulenza come la nostra, ci sono i blog degli appassionati e di alcune delle figure del mondo Tableau che poi vi mostrerò. E qui ho raccolto alcuni di questi blog. Uno è VizWiz, che è il blog di Andy Kribble, che è quel signore che ha ideato il Makeover Monday che vi ho mostrato prima ed è anche, come detto, il nostro head coach nella Data School in UK. The Flareledge Twins è un altro bel blog con tanti tutorial. Sono due gemelli Flareledge, appunto, che sono entrambi due Zen Master, poi vi spiegherò chi sono, e anche loro fanno tanti tutorial a riguardo. Tableau Magic è un altro blog di un altro utente, Tom Wong. Anche lui fa dei bellissimi tutorial con tante funzionalità anche molto particolari, come Dueling Data, come Sarah Loves Data. Io ora ne ho raccolti qui 5, ma tantissimi utenti hanno dei blog personali in cui vanno a realizzare dei tutorial o a spiegare come utilizzano il prodotto. Ovviamente, ad esempio, anche sul nostro sito trovate tantissimi blog a riguardo. Volevo giusto condividervi anche qui qualcuno di questi blog. Uno è appunto quello di Andy Kribble, che è Viz Wizard. Vedete anche qui ci sono le review dei Makeover Monday, in cui lui sceglie anche alcuni dei suoi lavori preferiti degli utenti, quindi è anche una vetrina il Makeover Monday per voi, oltre che essere un posto dove imparare, perché viene condiviso molto sui social, quindi per voi appunto è anche un portfolio di lavori, una vetrina. E poi ci sono anche tanti blog, sia molto tecnici e tutorial, sia di best practice in generale, di chiacchierate sulla data visualization. E lui è molto bravo, è forse uno dei primi che ha iniziato a scrivere dei blog. I Flareledge Twins sono questi due personaggi, due gemelli, entrambi Zen Master, poi vi spiegherò cosa significa. E anche loro, vedete che scrivono tanti blog riguardo il mondo Tableau e con tanti tutorial.
E poi, come ho detto, anche sul nostro sito, in realtà, se andate nella sezione blog, trovate tantissimi blog su Tableau e Alteryx. Potete scegliere il software che più vi interessa e cercare dei blog, in questo caso in italiano, ma potete anche switchare ai blog inglesi, francesi, insomma, degli altri team europei. Comunque abbiamo tantissimi blog in italiano che possono tornarvi utili. Questo per quanto riguarda i blog. Come detto, ce ne sono tantissimi in realtà, io adesso ne ho raccolti alcuni. Cosa succede ancora nella community? La Tableau Contribution, come contribuisce Tableau alla community? In primis con Tableau Public, che vi farò vedere adesso, che è probabilmente il più grande portale di data visualization al mondo free. Se qualcuno di voi l'ha già visto, Tableau Public è anche un prodottino che si può installare sul vostro computer, sul vostro client locale, che è sostanzialmente un prodotto a livello di funzionalità per la creazione di grafici uno a uno col Tableau Desktop, quindi con la licenza che usano principalmente le aziende, ma è gratuito, ha ovviamente delle limitazioni, ci si può connettere solo a dei file in locale, solo con un massimo di 1 milione di righe, si può solo pubblicare su questo Tableau Public, che però per voi diventa una grandissima, grandissima risorsa. Questo è Tableau Public, se cercate anche qui Tableau Public su Google lo trovate, publictableau.com, dove ogni persona, anch'io, mi sono creato un profilo in cui vado a condividere tutte le mie visualizzazioni. In questo caso molte di queste sono state pubblicate su dei giornali, quindi è molto utilizzato dai giornalisti di Tableau Public. Però potete anche andare a seguire, per esempio, degli utenti. Se vado sulle mie attività, io posso vedere cosa hanno fatto gli utenti che sto seguendo. Vedete che anche delle grandi testate come la Nation hanno un profilo loro su Tableau Public, ma anche alcune aziende hanno dei profili su Tableau Public. Quindi potete seguire altri utenti, trovate delle risorse utili, che sono video dimostrativi, dei dati di esempio, delle risorse dalla community, ad esempio vedete il Makeover Monday, anche qui il Workout Wednesday, il Throwback Data Thursday di cui non abbiamo parlato, e tutti gli altri progetti di cui abbiamo già fatto accenno. Trovate dei blog e alcuni autori che vengono messi in evidenza, cambiano dopo ogni tot mesi, vengono messi in evidenza alcuni autori. Quindi per voi anche qui è sì un posto dove fare esercizio, ma anche un posto dove trovare idee, perché potete andare sui profili degli altri utenti, vedere quello che hanno fatto. Per esempio vado a vedere cosa è stato fatto con questa visualizzazione. Quindi potete vedere, ok, questo utente ha creato questa visualizzazione, vediamo che cosa fa questa visualizzazione, quindi vi potete, insomma, prendere spunto, ma anche andarvi a scaricare i loro lavori. Non tutti sono scaricabili, si può anche non dare la possibilità agli utenti di scaricarli, ma molti sono scaricabili. Quindi quello che potreste fare è fare reverse engineering, cioè scaricare la cartella di lavoro di questo utente, aprirla in locale e fare voi degli esercizi con gli stessi dati da cui è partito gli utenti e cercare di ricreare magari quello che l'utente ha creato. Quindi è una grandissima risorsa. Come detto, la community non è solo risorse, è anche divertimento, è anche premi, è anche simboli, personaggi. Ad esempio su Public ogni giorno viene votata una Viz of the Day, che viene poi anche pubblicizzata su Twitter, su LinkedIn, quindi una visualizzazione che viene messa in primo piano dal team di Tableau Public, quindi viene condivisa, e per voi diventa anche qui un posto dove trovare delle visualizzazioni molto interessanti, ma se magari riusciste a diventare dei creatori di Bits of the Day, anche una vetrina per i vostri lavori e per la vostra professionalità. Ultimamente è anche stata aggiunta la possibilità di nominare una visualizzazione come Viz of the Day, poi vedete anche in primo piano, ci sono diverse categorie, vedete anche molto
incentrate sul business, divise per department e industry, dove potete trovare delle visualizzazioni relative all'industria o al department che cercate. Quindi è molto molto utile questo portale. E tutti i grandi utenti, gli utenti di cui vi ho fatto vedere prima i blog, ad esempio Andy Kribble, hanno un profilo di questo Tableau Public. Se cerco tra gli autori Andy, vedrete che è probabilmente l'utente più seguito di Tableau Public. Ha creato tantissime visualizzazioni, alcune molto semplici che servono per gli utenti base come tutorial, altre molto belle. Ad esempio ha creato questo Visual Vocabulary, che è un'altra bella risorsa, che è un vocabolario visuale di tutti i tipi di grafico costruibili in Tableau, che può darvi una mano a scegliere il grafico utile in base alle vostre necessità. Quindi è a tutti gli effetti un vocabolario. Ad esempio, se io voglio mostrare una distribuzione, l'idea è darvi un'idea di quali grafici potreste usare, quindi usare il grafico giusto per il giusto scopo. E poi vedete che abbiamo tantissime diverse tab. Questo è un bel workbook creato da Andy, che è molto utile. Nel mondo Tableau c'è Public, e Public è un po' il mondo dove incontrate anche tanti personaggi. In primis i Tableau Zen Master. Chi sono i Tableau Zen Master? La community Tableau è un posto molto divertente, anche molto nerd, se vogliamo, nel senso che ci sono tanti appassionati, ci sono questi titoli molto particolari. I Zen Master sono teoricamente i più bravi utenti al mondo di Tableau, che vengono votati ogni anno dalla community e da Tableau stessa, e diventano dei punti di riferimento per tutta la community, quindi in qualche modo anche degli influencer della community. Sono utenti molto bravi con Tableau, ma anche che magari condividono tanto le loro conoscenze, quindi hanno dei blog, contribuiscono alla crescita della comunità e anche alla crescita, insomma, delle professionalità degli utenti che li seguono e che seguono la community di Tableau sui social. Quindi Tableau è stata molto brava, secondo me, a fidelizzare anche gli utenti in questo senso. Cioè gli utenti davvero sono tantissimi, sono proprio degli appassionati che amano la follia il prodotto, anche grazie a questa community. Gli Zen Master sono diversi, adesso quest'anno sono stati votati, come detto, i nuovi Zen Master. Trovate anche qui la pagina tableau.com/Zen Master, li trovate, e cliccando sul loro profilo potete andarli a seguire. Ad esempio Dueling Data era il blog di Adam McCann, che seguivo da quando ho iniziato praticamente il Tableau. Ci sono anche alcuni dei miei colleghi come Carl, come Chris Love, i due gemelli Flairlage. Vedete che c'è un po' a rappresentanza anche Ravi, è un collega del team UK, e Tom Wang è il creatore invece dell'altro blog Tableau Magic. Quindi ogni anno vengono votati questi Zen Master. Ci sono anche alcuni Zen Master che ormai sono finiti nella Hall of Fame, perché sono stati Zen Master per 5 anni, e uno di questi è appunto Andy Kribble, che è il collega e nostro insegnante principe UK, che appunto è molto bravo e a questo blog condivide tanto, soprattutto. E vedete che ci sono altri personaggi che sono stati Zen Master praticamente da quando esiste Tableau, anche Craig è un altro collega di The Information Lab. Questi sono delle persone che secondo me varrebbe la pena seguire sia sui social che su Tableau Public, se volete delle risorse, se volete anche delle informazioni, degli aiuti. Oltre agli Zen Master ci sono i Tableau Ambassador, che sono un'altra figura del mondo Tableau. Anche questi vengono nominati ogni anno. Sono delle personalità molto importanti nella community, degli influencer della community, ma anche delle persone molto brave col prodotto e che sono, insomma, come dice Tableau, le rockstar della community, le data rockstar della community. Quindi anche loro
sono appassionati che rispondono sui forum, che condividono data visualization su Tableau Public, condividono informazioni, condividono conoscenza. E anche qui ci sono tanti ambassador che potete seguire, alcuni colleghi di The Information Lab, tra questi ci sono anch'io, e potete quindi insomma seguire anche alcuni di questi ambassador per avere anche qui contatto con le personalità più attive della community, quindi sicuramente le personalità che condivideranno di più le loro conoscenze e in generale apriranno delle discussioni sulla community che magari possono interessarvi. Poi Tableau, oltre a nominare queste varie figure, ci sono anche tante attività. Una è l'IronViz. Che cos'è l'IronViz? L'IronViz è il più grande evento, il più grande, la più grande gara di data visualization del mondo Tableau, e che finisce, culmina con la finale alla conferenza negli Stati Uniti. E è un progetto anche qui che nasce dall'idea di condividere con la community questa grande competizione di visualizzazione dei dati. Come vedete, offre la grande opportunità di gareggiare con tantissimi specialisti di tutto il mondo. Ci sono alcune fasi di qualificazione durante l'anno e poi, come detto, i finalisti gareggeranno direttamente on stage alla conferenza di Tableau, sia quella europea, quindi c'è un IronViz Europa, e un IronViz invece global. E vedete che ci sono stati, ogni volta ci sono diversi argomenti, poi viene votata la visualizzazione migliore ad ognuna delle qualifiche per scegliere chi sono i finalisti. E come si svolge la finale? La finale si svolge poi appunto alla conferenza, adesso vi farò vedere come. Ecco qui, l'IronViz Europa si svolge, inizia a metà marzo, abbiamo la prima qualificazione e c'è tempo fino a metà aprile per creare la visualizzazione che viene poi scelta dagli utenti e da Tableau Public, dal team di Tableau Public, e la finale si svolge solitamente a metà giugno quando c'è la conferenza appunto europea, solitamente a Londra, direttamente on stage sul palco, ed è probabilmente l'evento più atteso, uno dei più attesi della conferenza. Quello globale invece ha più fasi di qualificazione. Inizia ad aprile, poi ha una seconda fase a giugno, una terza fase ad agosto e i tre finalisti si sfidano direttamente sul grande palco della conferenza finale a novembre. Quello che succede alla conferenza è una cosa abbastanza enorme, vedete che è uno stadio pieno di persone e i tre sfidanti di quest'anno sono questi tre ragazzi, di cui uno appunto un collega anche UK, e l'idea è che come si svolge la finale? I tre sfidanti dovranno creare in 20 minuti una visualizzazione a partire dagli stessi dati direttamente on stage, quindi live, ognuno ha un mega schermo, quindi le persone in platea possono seguire quello che stanno facendo, hanno 20 minuti per creare questa visualizzazione e poi la visualizzazione viene votata da una giuria che giudicherà chi è il vincitore dell'IronViz. Davvero un evento clamoroso, molto, molto roboante durante la conferenza. Poi abbiamo anche gli user group. Che cosa sono gli user group? Gli user group sono dei gruppi di utenti appassionati del prodotto che si ritrovano per parlare di Tableau e della data visualization. Esistono user group un po' in tutte le città del mondo. In Italia anche abbiamo alcuni user group. Noi ci premuriamo di organizzare lo user group di Milano. Lo user group è un evento in cui ci si ritrova, quindi un evento che solitamente si tiene in persona. Adesso magari ne terremo qualcuno virtuale, ci è già capitato di tenerli virtuale. Ma è un evento un po' più informale, non è il classico evento aziendale, è un evento post lavoro in cui ci si ritrova magari in un pub, in una birreria, quindi si beve qualcosa, si mangia insieme, ci si conosce, si fa amicizia e magari si fa qualche presentazione su Tableau, presentando delle nuove funzionalità, presentando dei lavori che sono stati fatti in azienda,
facendo domande, condividendo, facendo networking, le informazioni e le nostre esperienze. Quindi è un posto, è un'occasione abbastanza informale, molto divertente, in cui si ritrovano degli appassionati. E noi a Milano li stiamo tenendo più o meno ogni 3 mesi, ogni trimestre ne teniamo uno. Adesso appunto probabilmente vedremo, dovremo tenerne uno virtuale a maggio. E anche per quanto riguarda gli user group, se cercate su Google Tableau User Group, potete trovare le pagine dei singoli user group del mondo Tableau. Se andiamo ad esempio a cercare il nostro user group di Milano, potete anche andare poi a iscrivervi allo user group. Significa che quando ci saranno dei nuovi eventi, semplicemente vi arriverà una mail che vi dirà: guardate, c'è un evento, e poi sta a voi decidere se iscrivervi e partecipare a questo evento. E appunto è un evento un po' più informale, molto di appassionati di questo mondo, e per conoscere Tableau, ma non solo, per fare magari anche conoscenza di altri utenti, altri esperti. La Beats of the Day vi ho mostrato è quella che viene votata su Public, molto interessante per avere delle visualizzazioni molto belle da seguire, ma anche interessante per voi se riusciste a vincerne una, per insomma farvi conoscere e crearvi una vetrina. Ci sono anche altri progetti più incentrati sul sociale. Bits for Social Good è un progetto che viene insomma incentrato, viene pensato per le no profit, quindi anche in realtà delle grandi organizzazioni come può essere World Food Program, oppure anche delle no profit più piccole, quindi ci sono dei volontari, anche voi potreste diventare dei volontari del Bits for Social Good, in cui appunto si aiutano queste no profit a creare, a utilizzare i loro dati per dare una mano e fare davvero la differenza. E anche Tableau ha la sua Tableau Foundation, con cui collabora con appunto queste grandi organizzazioni come il World Food Program, l'ONU e l'UNICEF e così via. E anche per la Tableau Foundation si può essere dei volontari, quindi dare una mano al di fuori magari del proprio lavoro per insomma fare la differenza con i dati in magari delle situazioni particolari. Questo è un po' il mondo Tableau in generale, abbiamo visto tante cose. Io vi vorrei dare alcuni consigli sul mondo Tableau e su come entrarvi a partecipare. Il primo consiglio, Tableau Public, che secondo me è una risorsa infinita, grandissima, perché come avete visto ci sono tanti utenti da seguire che vi danno idee, potete scaricarvi i loro lavori e quindi imparare che calcoli hanno fatto, come hanno creato dei grafici. Potete crearvi un portfolio anche di lavori, una vostra vetrina. Come detto, anch'io ci sono, se avrete la voglia di insomma connettervi anche con me, io sono sul Public, se vorrete crearvi il vostro profilo. Secondo me è davvero un bel modo per crearvi networking e per imparare tante cose. E secondo me anche consiglio numero 2, costruire un proprio portfolio di lavoro e trovare uno stile diventa davvero una vetrina importantissima. Tableau Public, per chi poi fa anche recruiting su questo software, è sicuramente un posto dove va a guardare. Anche noi quando cerchiamo i ragazzi per la nostra academy, oppure cerchiamo dei consulenti senior, un'occhiata Public la si dà. E tra le varie, tra i vari step dei colloqui che facciamo per la Data Academy, c'è anche da costruire qualcosa con Tableau e pubblicarlo su Tableau Public. Quindi è un posto per voi interessante anche a livello personale. Terzo punto. Come ho scritto, non vergognarti, chiedi, la community risponde. Perché? Perché secondo me
la cosa bella della community di Tableau è che ci sono tanti appassionati che hanno voglia di condividere informazioni. Io quando ho iniziato in Tableau ho iniziato anche magari a scrivere, a connettermi sui vari social agli utenti, ma anche a scrivere su Twitter o su LinkedIn quando vedevo qualcosa di interessante ad alcuni utenti, magari anche importanti, di come avevano creato questa cosa. Ho trovato sempre la massima disponibilità. Quindi, secondo me, è per voi anche un posto dove non dovete aver paura di chiedere e di condividere con altri utenti. Perché? Perché la conoscenza del prodotto, ma in generale della data visualization, dell'uso dei dati, dell'analytics, si sviluppa molto più rapidamente con la condivisione. Questo vale per qualsiasi nozione e vale ancora di più per questo prodotto e per la data analytics. Quindi condividete quello che fate, se ovviamente è possibile per voi condividerlo, non sono cose aziendali, ma anche partecipate alle discussioni e entrate in contatto con delle personalità di questo mondo importanti che hanno voglia di condividere la loro conoscenza. Quinto punto, che secondo me è anche importante, community non è solo imparare, anche networking e nuove amicizie. Cioè io davvero, oltre a imparare tanto, ho conosciuto tantissime persone, tantissimi professionisti che mi hanno insegnato tanto e che adesso sono, alcuni di loro sono anche miei amici, perché poi ti conosci sui social, poi ti capita magari di conoscerti su alcuni lavori o magari alle conferenze, agli eventi Tableau. Quindi è un posto dove entrare in contatto con tutta una serie di esperti e di appassionati di questo mondo che possono condividere con voi le loro conoscenze, e quindi entrate in una rete molto molto interessante. Questa è un'altra foto della community della conferenza di 2 anni fa, vedete? Ci sono anch'io da qualche parte, dentro, in basso a destra. E insomma, questo è quanto riguardo alla community. Io vi consiglio davvero di iniziare a seguire un po' quello che succede in questo mondo, perché le risorse sono tante, perché ci sono tanti blog che possono essere direttamente utili a voi per il vostro lavoro, ma ci sono anche tante discussioni che possono farvi crescere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista delle best practices di data visualization in generale, del mondo dati. E trovate professionisti provenienti da ogni settore. Anche la cosa bella di questo mondo è che ci sono persone molto tecniche, esperti di database o IT, ma anche persone che vengono da mondi totalmente diversi. Io ad esempio vengo da un mondo umanistico e non da un mondo tecnico, quindi trovate davvero personalità diverse tra loro che possono darvi ognuna qualcosa di diverso. Ok, questo è quanto riguardo alla community di Tableau. Quello che vi consiglio è ovviamente di iniziare a seguire qualcuno di questi progetti. Qui trovate il nostro sito www.theinformationlab.it, trovate alcuni blog, se vorrete seguirmi io sono su Twitter, sono su LinkedIn, qui c'è anche la mia mail, sono ovviamente anche su Tableau Public. Iscrivetevi magari allo user group di Milano se siete della zona, magari c'è qualche evento che vi interessa, ogni volta parliamo insomma di argomenti diversi, penso che il prossimo user group sarà virtuale e si parlerà per lo più di quello che sta succedendo adesso, quindi dei Covid, e quindi sarà penso abbastanza interessante. E riguardo ai prossimi eventi, questo webinar era molto diciamo teorico, vi ho dato tante risorse, ma ci saranno nei prossimi giorni anche dei webinar più tecnici, più hands-on, in cui potrete iniziare a mettere le mani sul prodotto. Sul nostro sito, se andate nella sezione eventi, trovate una serie di eventi Teletom, cioè i nostri eventi ora che siamo nella fase di quarantena, tra cui dei webinar Tableau e anche dei webinar Alteryx, oltre ai training. E nella nostra webinar series riguardo al mondo Tableau vedete che avremo
anche dei webinar più tecnici sull'embedding, impostare una BI platform, come mentire sui grafici, invece anche qui più di data visualization teorica, la nostra Data Academy e tutti dei webinar anche ufficiali di Tableau in inglese e poi i Tableau hands-on che sono dei veri e propri corsi online come il Tableau Essential. Trovate anche corsi Alteryx se vi interessa conoscere anche quest'altro prodotto e webinar Alteryx. Questo è quanto, se avete qualche domanda sono qui per rispondervi e altrimenti possiamo concludere qui.